Chi sei e di che lista fai parte? Sono Claudia Papa e faccio parte della lista Your Future insieme ad Angela Falso, Valentina Ranieri e Cristian Fedele. Sono Costanzo Corrino della terza B e insieme a Vincenzo Chiarolanza della quarta E e Manuel Galletto della terza E faccio parte della lista Upgrade. Ciao, sono Gabriele Mancini e faccio parte della lista Cambiare Adesso, composta da me, Alessandro Delle Donne, Alessandro Valerio e Manuel Riccardo. Quali sono i punti principali della tua lista? Allora, i nostri punti principali sono una scuola plastic free per limitare il consumo della plastica, una maggiore partecipazione e dialogo tra noi studenti per rendere la scuola più unita e compatta, collaborazione con Scuola Zoe in quanto sono una candidata RIS e quindi potranno aiutarci durante l'anno scolastico, il tema delle assemblee scelte da voi mediante magari un sondaggio, prove di evacuazione per la nostra sicurezza che sono obbligatorie almeno due durante l'anno e gite concordate tra noi studenti e i professori organizzatori per organizzare bene le mete e deciderle insieme. La nostra lista tratta di vari argomenti. Per quanto riguarda le assemblee, vogliamo che ci sia partecipazione totale e vogliamo che siano proprio gli alunni a scegliere il tema delle assemblee. Inoltre, grazie alla collaborazione con Scuola Zoo, sarà possibile, forse, organizzare un'assemblea proprio con l'associazione di Scuola Zoo. Per quanto riguarda lo sport, vogliamo che, gli studenti atleti vengano direttamente giustificati per gare e vogliamo che i tornei vengano decisi proprio dagli alunni dell'Alberti. Per quanto riguarda i bagni, invece, vogliamo che ci sia carta igienica e sapone in ogni bagno e che i bagni chiusi vengano riaperti attraverso sollecitazioni alla provincia. Un altro punto importante riguarda lo svago e cercheremo di organizzare due feste, di cui una proprio qui all'Alberti, e si tratterà dell'Alberti's Prom, il ballo di fine anno. Vogliamo inoltre che venga aperto il cancelletto che conduce alle fermate del pullman anche per i corsi pomeridiani e che ci vengano date delle delucidazioni sulla spesa del contributo volontario. I nostri punti sono innanzitutto la rivalutazione delle uscite didattiche, perché crediamo che esse debbano essere concordate tra noi e il corpo docente, ed inoltre vorremmo proporre l'uscita didattica invernale. Un altro punto molto importante è la rivalutazione delle assemblee, perché esse non devono essere solamente un momento di svago e di perdita di tempo, bensì devono avere un valore preciso. Inoltre, un altro punto sono le prove di evacuazioni che devono avvenire e non devono essere tralasciate, perché sono molto importanti per la nostra sicurezza. Un altro punto è la rivalutazione dell'ambiente scolastico che deve avvenire innanzitutto da noi, ma anche dal personale ATA e dai professori, ed infine, dulcis in fundo, il ballo di fine anno. Perché pensate di essere i più adatti a ricoprire questo incarico? Perché crediamo fortemente nelle capacità della nostra scuola e vogliamo sfruttarle al meglio per farla progredire verso un futuro migliore. Perché per noi la parola degli Albertini conta più di tutto e crediamo di avere la determinazione, il carisma e lo spirito di intraprendenza adatti per farla valere. Crediamo di essere più adatti a ricoprire questo ruolo perché sono 4 anni che siamo in questa scuola e crediamo di aver acquisito la sicurezza tale per poter affrontare tutte le situazioni che possono avvenire durante un anno scolastico. Qual è il vostro motto? Il nostro motto è Insieme per il futuro. Il nostro motto è Parola agli Albertini perché, appunto, la vostra parola conta più di tutto per noi. Quindi, se volete che conti davvero, il 29 fate la scelta giusta, votate Upgrade. Il nostro motto è Come voi per voi, perché siamo ragazzi come voi, non siamo qui per i nostri interessi e lavoreremo per voi, per i vostri diritti e per i vostri bisogni.